Buongiorno a tutti, sono Steve, benvenuti in questo nuovo video. Oggi a grande richiesta vi porto un tutorial su come fare il mio completo da suino. Senza perderci in chiacchiere, rechiamoci subito al negozio e vi faccio vedere le due modalità di completi che si possono fare. Ok, eccoci qua. Ok, attenzione, non aspettiamo nessuno. Comincio a dirvi, come vi ho già accennato in live, che ci sono due modalità di completo. C'è la modalità con i joggers, come quella che adesso ho io, e la modalità con i pantaloni normali. Quindi per chi non ha, per chi non riesce a fare i joggers va benissimo il suo normale. Per chi invece vuole farlo veramente uguale a me o già i joggers, ben venga, si faccia questo completo. Adesso vi faccio vedere. Allora, cominciamo a partire con il suino versione joggers. Allora, prima di tutto dobbiamo andare, incominciamo con la giacca rossa. Incominciamo ad andare su giacche della tuta numero 16, clicchiamo, e a un certo punto numero 43 vedremo rossa. Quindi cominciamo con questa, quindi giacca della tuta rossa. Invece come magliette andiamo su magliette maniche arrotolate numero 24, e andiamo su bianca, che sarebbe la maglietta numero 6. Per quanto riguarda le parti superiori, abbiamo finito qua. Per i pantaloni, appunto, joggers, quindi non ci sono al negozio, ma dovete ottenerli con qualche glitch. Adesso non so più se c'è qualche glitch attivo, sì o no, non lo so io. Mentre per le scarpe, che molti mi hanno chiesto ma che scarpe hai, che scarpe sono, dovete andare su scarpe Arena War, e a un certo punto avete scarpe bianche luci rosse numero 45, costano sulle 50.000, però le scarpe ci stanno, dai, non sono scarpe normali, diciamo. Ok, quindi a sto punto ci siamo fatti giacca, maglietta e scarpe, pantaloni ce li dovete avere perché appunto joggers, guanti, andiamo a prenderci i guanti, andiamo a prenderci su guanti ed è il numero 53, quindi guanti di cotone bianchi, eccoli qua. A posto. Mentre adesso incomincia la parte un po' più difficile, o meglio, cioè è semplice, però incominciamo a dire che è una parte un pochettino più difficile. Perché? Perché qua bisognerà glitchare cappello e occhiali. Adesso vi spiego. Incominciamo prima a vedere che cappello e quale occhiale comprare, e poi dopo vi spiego come glitchare il completo. Allora, per quanto riguarda gli occhiali, dobbiamo andare su occhiali a goccia e basta selezionare da poliziotto ardesia. Poi c'è solo un macello ancora da poliziotto, che sono praticamente uguali, come cambia solo il colore della lente. Io ho preso questi, che poi alla fine cambiano niente, però alla fine comunque gli occhiali da poliziotto sono da prendere, numero 21. Mentre per quanto riguarda, ultima cosa da comprare per quanto riguarda i cappelli, dobbiamo andare su cappello di feltro numero 8 e selezionare il Trilby bianco numero 21. Perfetto. Per quanto riguarda la parte del suino con i joggers, abbiamo finito. Per quanto invece riguarda la versione del suino con i pantaloni normali, quindi per chi non riesce a ottenere i joggers, il completo rimane lo stesso, solo che ovviamente bisogna comprare i pantaloni. E per quanto riguarda i pantaloni, dobbiamo andare su pantaloni di pelle e selezionare il numero 8, cavallo basso bianchi, eccoli qua. Quindi questa è la seconda versione, quindi il suino senza joggers, per chi o non c'ha voglia oppure non riesce a fare il glitch. Ora basta andare a questo punto della mappa, andare dove c'è veramente la spiaggia, qua. Recatevi qua e adesso proseguiamo. Eccoci qua, arrivati nella zona delle giostre. Vi rifaccio vedere il punto, quindi qua. Ok. E adesso scendiamo e ci dirigiamo verso questi cannocchiali. Andiamo qua. E ora cosa dobbiamo fare? Vi faccio vedere passo per passo. Sperate che mi metto la maschera da suino, così Voi in questo caso sarete arrivati così, no? Volete glitchare il cappello e gli occhiali, o solo il cappello o solo gli occhiali, vedete voi. Assicuratevi di avere soldi in contanti. Vi posizionate più o meno qua dove sono io adesso, anche un po' più avanti, e vi mettete a correre spammando freccia destra. Quindi corriamo e nel frattempo spammiamo freccia destra in direzione del cannocchiale. Come vedete si bugga, non guarda il cannocchiale,
ma si bugga, ok? Quindi, e si leva la maschera. Questo è fondamentale. Quindi in questo caso, se vi si bugga così, non guarda e vi si toglie la maschera, il bug ha funzionato. Arrivati a questo punto, andiamo a scegliere di nuovo, andiamo su stile, accessori, e scegliamo appunto quello che vogliamo mettere al suino. Quindi in questo caso, di nuovo, gli occhiali da poliziotto Ardesia e la testa, il cappellino bianco, il trimby bianco. Aspettate, dov'è un po'? Eccolo qua, ok? Così, ora avrete il vostro personaggio tutto giusto, ma senza maschera. Ora chiudete il menu, vi allontanate e qua per magia spawna la maschera al suino, vedete? Semplice, no? Semplice. Non dovesse funzionare il glitch, vi faccio vedere cosa in questo caso dovreste vedere per capire che non funziona, il bug non ha funzionato. In questo caso correte e in questo caso, come vedete, se vi si mette a guardare il cannocchiale non funziona, quindi tornate indietro, vi rimettete la maschera e lo rifate. Semplice. A questo punto andate tranquillamente a salvare il suino. Easy, no? Quindi ragazzi, il mini tutorial finisce qui. Spero di essere stato il più chiaro possibile. In caso avreste dubbi, domande o non riuscite a fare il glitch, non esitate a scrivermi o su Instagram o su Discord. È uguale, dove siete più comodi voi. Ovviamente i link sono tutti in descrizione. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, commentate, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!